che la tecnologia abbia inizio. E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Sono sempre io, il vostro Jurassic 410. E oggi siamo qua nella Jurassic Crazy Tech. Siamo qua nella Jurassic Crazy Tech e ho fatto delle cose. Infatti ho tolto alcune mod. Ho deciso di togliere anche la Optifine, ma non ne sono così sicuro perché adesso sta laggando molto di più di prima. Anche se adesso i fastidiosi bug che girano qua ai tubi tipo sono scomparsi. Probabilmente dal prossimo episodio riaggiungerò la Optifine perché... lo so, i bug qua su YouTube fanno cagare, ma cioè se tipo camminare lagga non va bene. Però siamo qua per continuare a fare il nostro big impianto. E ho visto che qua funziona, perché qua pian piano stanno aumentando le canne da zucchero, quindi funziona. E questa è una bella cosa. Ora, dovevamo fare... giusto, dovevamo collegare l'impianto qua all'impianto di casa, quindi ci servono dei leadstone fluxdat che andremo subitamente a fare. Subitamente non si dice, ho dimenticato le porte del laboratorio aperte, ma non ci facciamo troppo caso. E mi sa che non bastano, e se non bastano è un problema gigantesco. E Minecraft è crashato perché là c'è un Enderman. Ok, sto rientrando e spero che non crashi di nuovo. E ho rimesso la Optifine perché effettivamente lagga tantissimo e quindi non va proprio per niente bene. Solo che non so che mod togliere, perché principalmente io dovrei togliere delle mod, sì, ma non so quali, perché io apro la cartella delle mod, inizio a scorrere, poi inizio a fare ma questa non mi serve, facciamo, cancelliamola, poi faccio però magari potrebbe servire per fare, e quindi alla fine non cancello niente e non mi piace, perché poi Minecraft lagga così, crasha perché non lo so, e alla fine purtroppo ho dovuto rimettere la forestry perché l'ho cancellata, ma oggi per qualche oscuro motivo, dopo essere andato per l'altro episodio, oggi mi dice, manca la forest, devi metterla, se no non funziona. Allora l'ho dovuta rimettere, accidenti. Vabbè, adesso ci vediamo in game. Ok, ed eccoci qua di nuovo in game. E siamo qua con il nostro bellissimo Enderman che ci ha fatto crashare. Che dovrei riuscire a colpire da qua sotto. Anche se ho sentito un suono strano, era l'Enderman di merda. Colpiamo le bellissime. E ci ha dato una bellissima testa che non ci serve assolutamente a niente. Perché noi cosa volevamo? Una bellissima enderpearl. E comunque sì, così è molto più stabile. Guardate quanto è più fluido Minecraft. Anche se ci sono questi bug schifosi. E ovviamente continua a crashare per qualche motivo che non so quale sia. Ma non ci facciamo troppi problemi. Ora lasciamo giù la nostra testa. Anzi, piazziamo la testa di Enderman. Che è figa la testa di Enderman. Mettiamola qua così. Cioè, guardate che bella che è la testa di Enderman. James Matthew. Non farti vedere così sulla testa di Enderman. Ok. E dovevamo fare... Giusto. Dovevamo andare... Oddio, perché sta laggando così? Cosa? Cosa sta succedendo? Ok. Per qualche momento c'è stato un calo di frame molto... Cioè, perché i frame calano così? Non dovrebbero calare così, no? Ok. Per me... No! Creeper! Ah! No! Creeper! Ah! Ok, fortunatamente non si è rotto niente, quindi... E abbiamo un grass block. Questo è importante. Probabilmente è un bug, eh. Però voglio dire, un grass block abbiamo. Perché abbiamo un grass block? I grass block non possono essere droppati tranne col silk touch. Vuoi dirmi che quel creeper aveva addosso qualcosa di silk touch? Allora, non so se i creeper, in teoria, i creeper, con l'esplosione del creeper è contata come danno tipo da piccone. Perché se aveva un incantamento di qualcosa, andiamo, è possibile che abbia assorbito, cioè tipo, non so, un piccone con silk touch, magari ce l'aveva addosso, soltanto che essendo un creeper è un po' strano. Però, e comunque qua la farm funziona, perché esatto, stanno arrivando le cose. Ora, avviamo l'impianto. Quindi qua facciamo uscire questi bellissimi cavi.
Facciamo soltanto due corsie. Facciamo solo due corsie, sì. Quindi la facciamo andare qua sotto, ok. Magari la scolleghiamo anche e la facciamo passare, non qua, ovviamente. No, allora facciamo una cosa, facciamolo passare più sotto, perché è meglio secondo me, ok, facciamolo passare sotto. Qua non devo sbagliare tanto, perché se non succede questo e poi succede questo, brutte cose qui. Allora lo facciamo andare, facciamo passare in tutte e due nel punto centrale, quindi tutte e due passeranno qua, sotto i cosi, ok, quindi. Voi scendete dritti qua, fino ad arrivare là sotto, perfetto, quindi qua così, ok, e l'altro invece andrà giù dritto dall'altra parte, esatto. Quindi lì così. E arriverà sempre qua ovviamente. Perché devono andare tutti e due allo stesso punto. Perché poi questa energia verrà raccolta in batterie. Che ovviamente adesso non ci sono ancora. Perché non ci sono i materiali. Perché prima di fare la batteria sapete cosa facciamo? Cosa faremo? Infatti adesso ci stiamo proprio... Essendo che abbiamo anche una fonte di energia abbastanza stabile. Possiamo anche... possiamo anche iniziare a pensare ad un bellissimo query. Se non sapete cos'è il query, non preoccupatevi, in uno dei prossimi episodi verrà spiegato cos'è il query. Comunque, vabbè, ve lo spiego adesso io. È praticamente una cosa che scava al posto nostro e ci dà tanti, tanti, tanti materiali, quindi cose fighe. Ok, qua lo facciamo passare fino a qua dietro. Anzi, qua è tutto collegato, giusto? Ah sì, perfetto, è tutto collegato. Quindi basta farlo arrivare fino a qua in fondo. Ok, vorrei che tu vieni su però, cavo. Cavo, tu devi venire su qua. Ah, ok, perfetto. Perfetto, madonna. Ok, quindi se noi lo colleghiamo qua, no, anzi, qua, presumibilmente, sono così stupido da non riuscire a dire presumibilmente, e se lo portiamo qua dovrebbe teoricamente dare energia al nostro bellissimo impianto, anche se ricordiamo che, sì, sono stupido, però sono stupido perché bisogna metterlo sottoterra, ovviamente, ma essendo che io sono così stupido da non saperlo e quindi, niente. Proprio lo facciamo tranquillamente. Qua no. Qua, ah no, qua ok, perfetto. Poi qua viene avanti e ok, qua l'impianto è collegato. L'impianto è collegato e quindi adesso qua mettiamo del factory block, perfetto. Mettiamo il factory block e qua è tutto coperto. Esatto. Quindi se noi adesso facciamo proprio bello, attiviamolo con calma l'impianto. Quindi ne prendiamo uno solo. Quindi, ok, uno. Lo trasformiamo in zucchero. Così, qua possiamo loccare lo zucchero. No, non vuole... Cosa è successo? Perché è scomparso? No, perché l'ha preso la macchina. Oh no. Sì, ok. L'aveva preso la macchina, ma non ci facciamo troppo caso. Ok, quindi... Ciao, ok, loccato. No, perché... Ce la posso fare, ce la posso fare. Ma facciamo una bella cosa. Ciao, ok. Così, in teoria, tu non dovresti prenderlo. Perché non sai dove buttarlo, quindi non lo prendi. Perfetto. Ora qua ricolleghiamo e adesso, ok, ricolleghiamo e andiamo nella nostra bellissima house, che in realtà è la zona di lavorazione, a fare del carbone fuori all'impianto per inserire questo carbone nell'impianto per fare iniziare la produzione energetica. E dovrei anche riprendermi quel blocco d'oro, anzi quest'albero qua prima o poi lo distruggerò, sì mi deciderò a distruggerlo, sono pigro per distruggerlo ma prima o poi lo farò. Ok, quindi l'impianto adesso lo facciamo partire. Quindi se noi mettiamo qua del carbone, tutto inizierà a funzionare. Tutto è iniziato. L'energia qua aumenta. Questo inizia a polverizzare, esatto. Quindi dello zucchero che verrà trasportato con dei servo che non ho preso perché sono alquanto stupido in effetti. Energy production, dove muoio tutte le volte. E qua possiamo finalmente iniziare il nostro impianto di produzione energetica. Trasportiamo round robin ovviamente, anzi non serve. Attivazione. Perfetto, non l'ho visto che è uscito ma mi fido. Ok, quindi qua dovrebbe entrare dello zucchero, non può essere cotto però. Va bene, però comunque, cioè, già che ha funzionato è tanta roba. Oh, 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 oh. È arrivato lo zucchero? Madonna! L'impianto è partito, signore e signore, l'impianto è partito. Ora vabbè, fa un po' fatica ovviamente perché c'è poca roba che viaggia. Ma quando lo zucchero sarà tutto pieno, in teoria dovrebbe farsi proprio tranquillamente. Quindi diamogli un po' di carbone, prendiamo un dello zucchero extra. Prendiamo 8 zucchero extra e andiamo a cuocere una fornace che abbiamo dentro casa.
Così possiamo dargli una spinta extra e può partire tranquillamente. Ho sbagliato sezione, scusatemi. Sono solo stupido. Andiamo alla workstation e lo facciamo cuocere qua. Perché vedete, in realtà cioè, si cuoce anche velocemente lo zucchero. E qua, e poi vabbè, questo impianto, tutta questa roba dovrà essere collegata all'impianto di produzione energetica che abbiamo fatto fuori adesso. Ma questo succederà più avanti, ovviamente, perché non abbiamo cavi. Energy production! Però qua vedete l'impianto. Qua è scarichissimo. Qua? Questo vede che si comincia già un po' a riempire, però. Quindi diamogli un po' di carburante, che dividiamolo in 4, vai. Cioè, in realtà dura poco, perché dura solo 6 secondi. Però vabbè, cioè, ci sta in effetti. Essendo che l'impianto non è che richiede così tantissima. Tra l'altro, cos'è che c'è svolazzante? No, non lo so, ma andremo a vederci prima o poi. Ok, qua adesso già si dovrebbe caricare. E qua in futuro metteremo dei potenziamenti per farlo andare più velocemente. Cioè, però vedete, qua devo loccare lo zucchero, giusto? Ok, grazie. Ora puoi riattivarti. Perché mettendolo che è sempre loccato avrà sempre uno spazio. Quindi, in teoria, non si dovrebbe mai bloccare l'impianto. Ed è notte! Oddio, ed è notte, tutti i mob adesso saranno... Quanti mob che saranno spawnati? No! Dovevo essere intelligente e andare a dormire. Vabbè, comunque non c'è nessun problema. Ora, adesso che c'è dell'energia, finalmente possiamo fare qualsiasi cosa. Quindi, prossimamente, non so quando, farò una live. Quindi, esatto, in live andrò, non qua su YouTube, ma la farò su Hitbox probabilmente. Sì, probabilmente andrò su Hitbox. E farò una live in cui costruiremo quella zona là. Quindi completeremo la sfera e faremo anche una nuova zona qua nella work room. E intanto parleremo un po' insieme a voi iscritti. Non so se volete chiedermi Jurassic salutami. Io farò ciao tizio, che non so come ti chiami perché non siamo in live, che non posso saperlo. Però guardate, 62 zucchero, cioè tutto perfetto, siamo già uno stack e più di zucchero, quindi questo impianto funziona alla meraviglia. Stiamo accumulando. Accumulando. Relativamente qua non stiamo accumulando assolutamente niente. Però pian piano ce la faremo. Blocco e ne mettiamo 4 ai lati in questo modo. Quindi no. E iron così, perfetto. Una basic capacitor bank. Con questa pronuncia. Cioè, in realtà dovrebbe essere proprio la pronuncia giusta, capacitor bank. Ok. Questa praticamente cosa fa? Assorbe energia. Quindi guardate, questa è l'interfaccia. Praticamente qua entra energia, la accumula qua dentro e poi la manda fuori. È proprio semplicissima. E ci serve solo per non lasciare l'impianto, quello là che produce energia, a secco. Perché qua deve rimanere sempre pieno praticamente. Esatto. Quella proprio deve essere sempre pieno. Quindi qua, invece di mettere questo schifo di cavo, mettiamo una bella capacitor bank. Qua, mettiamo una bella capacitor bank. Qua lo stacchiamo. Magari qua cambiamo anche faccia. No. Ok, voglio mettere questa. Ok, mettiamo qua. Configurazione. Bisogna fare qua. Ci deve essere... No, input. Input, ok. E qua, output. Perfetto. Vediamo qua, siamo in positivo di 7000, ok, qua adesso l'energia si sta ciucciando dei cosi, ovviamente, esatto. Oh, qua si stanno riempiendo, vuol dire che l'impianto funziona, vai, connessione! Ok, tutto l'impianto di casa è appena partito. L'impianto di casa è appena partito, ora, ho registrato un po' tanto, torniamo a casa, essendo che è anche notte per andare a dormire, e vediamo l'impianto tutto attivo che funziona, e poi ci salutiamo qua. Oh, Gustav Jones. Dove stavi andando? Volevi per caso fuggire dal laboratorio del male? Non puoi fuggire. Vediamo qua. Perfetto, tutto che si sta riempiendo. Ovviamente, ovviamente quei cavi qua fanno alquanto cagare. Fanno molto cagare, quindi non ha proprio tutta questa energia. Infatti qua ne ha pochissima, oddio. Almeno questo potenziamolo, dai, poverino. Ok. Questi cavi portano poco, lo so. Questo cavo c'ha... Quindi è un po' un problema, però dai, vabbè, tranquillamente adesso noi li cambieremo tutti, faremo quelli più avanzati e qua, intanto, già che qua l'impianto funziona è una bella cosa. Cioè, già che qua produce cose infinite, possiamo avere cose infinite, quindi automaticamente cose infinite. Ma è passato tanto tempo. Oggi abbiamo fatto energia praticamente, oggi iniziamo a produrre energia, quindi tutto il nostro impianto sarà... attivo per molto tempo, spero. No, in realtà non per molto tempo, perché bisogna potenziare quell'impianto.
E quindi dal vostro Jurassic 410 è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video e iscrivervi al canale se vi è piaciuto. Quindi da Jurassic 410 è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!